Vedete quanta bellezza sta qui davanti all'altare? Vedete quanta bellezza sta qui davanti all'altare? Le femmine ci maschietti, diciamo. Questi ragazzi sono la gioia della nostra comunità, che vanno custoditi. Allora ragazzi, prendiamo il foglio del mandato e andiamo direttamente alla croce dove sta il sacerdote. Carissimi, con gioia la comunità cristiana accoglie il vostro entusiasmo alla vigilia di questo raccolto. Animare le giornate dei vostri ragazzi non è compito facile, né scontato. Richiede passione e pazienza. Siete consapevoli di essere minatori, che essere minatori significa mettersi al servizio dei più piccoli che vi sono affidati? Sì, lo sappiamo. A nome della comunità, vi ringraziamo per la vostra disponibilità. In queste settimane vi affidiamo i più piccoli tra noi. Sono il tesoro prezioso della nostra comunità, la nostra riserva di futuro. Abbiatene cura. Volete dunque accogliere la responsabilità dell'animazione e dell'educazione dei ragazzi? Sì, con la grazia di Dio lo vogliamo. Come segno di gratitudine e per esprimere il sostegno di tutta la comunità, la volontà, sono state consegnate le magliette degli oratori estivi e vi chiediamo di esprimere pubblicamente il vostro impegno. Adesso ragazzi, lasciate insieme la preghiera. Questo crest, questo oratorio è animato dai ragazzi della nostra parrocchia, dai ragazzi del gruppo giovani e dai ragazzi del gruppo germoglio, degli adolescenti, ed entrambi i gruppi in quest'anno hanno vissuto sia momenti di catechesi, appunto di attività proprie per la loro età, ma anche momenti spirituali, di ritiri. Siamo reduci adesso, pochi giorni fa, di un ritiro a Lecce, a Tricase, vissuto con i ragazzi del germoglio, che ha portato molto frutti. Questi qua sono i ragazzi che sono cresciuti qui in parrocchia, loro stessi hanno partecipato al Grest e ora si ritrovano ad essere animatori. È veramente una grande grazia, questo miracolo passerà attraverso i loro sorrisi, attraverso il loro stare insieme, attraverso il loro organizzare con l'angolo preghiera, no, dove ogni bambino potrà whatsappare con Gesù. Ecco, è qualcosa di bello, proprio per proporre sempre novità per questo paese e avere sempre un punto di riferimento valido e acceso. Come state vedendo dalle immagini, potete vedere i ragazzi che stanno all'opera a lavorare, a sistemare, ad aggiustare, a rendere tutto l'ambiente accogliente, appunto come accogliente una casa per i bambini, per i ragazzi. E veramente saranno due settimane piene di grazia, dove il Signore agirà e dove veramente si ha la possibilità di poter mettere nel cuore di questi bambini un seme che poi sempre di più con il tempo, con la preghiera, con la perseveranza fruttificherà e germoglierà sempre di più, perché loro sono il futuro. Una generazione narra all'altra quelle che sono le meraviglie di Dio, no? E spesso crediamo che sono quasi sempre le generazioni mature che devono raccontare una storia. Ebbene, io vi dico come sacerdote, diamo spazio alla voce dei ragazzi, alla voce dei giovani, in quanto anche le giovani generazioni hanno una storia da raccontare agli adulti. Allora forse questo è tempo di ascolto, è tempo di attenzione, perché a questi ragazzi basta dargli un po' di spazio, una possibilità per mettersi in gioco. E veramente, se tu più che essere un maestro diventi un testimone, loro ti danno il cuore e sono capaci di veramente di fare grandi cose. Thank you.
sono all'opera e già so la fatica che farò. Per diventare grande. Avete sentito? È incastonato nella terra, quindi rappresenta Cristo. Invece, questa pianticella che spunta, siamo tutti noi, siamo i tracci. Quindi Cristo taglia, ma non fa muro. Il frutto muore, ma lui non muore mai, quindi è eterno. Il suo amore per noi è eterno. Però se noi ci diamo una mano e siamo tutti uniti, formeremo questi tracci pieni d'amore. E quindi porteremo frutto a tutti quelli che incontreremo. Custodirò per tutto quel che mi circonderà, con ogni sguardo che mi amerà, in ogni luogo che mi ospiterà. Ti ringrazierò. Eccomi qua. Sono pronto all'azione. Sogno d'amore che Dio ha per noi.
silenzioso, accogliere ogni gesto come un dono prezioso. Ci alzeremo in piedi e grideremo a gran voce: in Dio troverai pace, in Dio troverai luce. Con le nostre forze costruiremo nel tempo da casa in cui ogni uomo possa sentirsi accolto. Difficoltà e fatica non ci spaventeranno, insieme verso il prossimo passo. Compirà all'opera, saremo orchestra di cuori che dona unità all'opera, e renderemo reale quel sogno d'amore che Dio ha per noi. La sera la lembio e la mattina la svaganto. Via! In questo momento in vantaggio il Pidio. Le secchiate sono... le prende a secchio pieno, a secchio. Guarda! Questo è il calibratore.
la tua lealtà. E la fatica non ci fa paura, perché quando la partita si fa dura, la ola sugli spalti corre, il coro sale già. Finalizzeremo contro piedi lampo, punteremo alto il nostro sguardo, levitando oltre il traguardo, apriremo in profondità, sempre con generosità, e ognuno avrà il suo ruolo, perché non sarà mai solo, staccherà dal suolo, si alzerà il volo, allora con il nostro impegno, noi vogliamo andare a segno, vinceremo, ora vinceremo tutti insieme. Questa gioia che ho nel cuore mi porta verso te. Questo tempo che oggi spendo non ritorna più. Ma non solo parole dicesti tu, per amore hai dato la vita. Tutto nuovo è vicino.
ti accorgerai che esiste un mondo che è qui perché sei stato amato e sei amato ancora. Apri il cuore, vai fino in fondo e scoprirai che ciò che hai accanto aspetta te, è il tuo momento, devi averne cura. Se ti fidi del Signore, parole e libertà, questa sfida accetterà. Se verità, il tuo posto troverai. Adesso è mio, alle mie mani lo hai affidato, mi hai promesso qualcosa di grande, mi hai creato per la felicità, e allora custodirò e allora costruirò, Padre, il mio limite è l'eternità. Siamo alla conclusione del Grest estivo 2018 nella parrocchia di Maria Santissima Assunta in Cielo in Casandrino, che abbiamo passato due settimane bellissime, dove veramente non ce l'aspettavamo, ma questo Grest quest'anno 2018 è risultato ancora più bello, è ancora più emozionante, è ancora molto più positivo rispetto agli anni passati, e questo va merito in particolar modo a tutti gli animatori, questi ragazzi che hanno aiutato, supportato, organizzato con responsabilità, con gioia, con comunione, questi ragazzi tutti del Grest, ragazzi e giovani, che ognuno nel proprio ruolo, nel proprio compito, in tutte le loro mansioni, per quanto riguarda i bambini, l'accoglienza, le attività, i giochi, le catechesi, hanno saputo dare il meglio, le musiche, la regia, hanno saputo dare il meglio, chi ha organizzato dietro le quinte, chi fa i video, le foto e tutto quello che riguarda davvero la bellezza di questo oratorio estivo, perché Grest, oratorio estivo. Allora veramente con gioia io e anche a nome di Don Antonio Scarano, il viceparroco, vogliamo ringraziare a voi ragazzi, adesso mi rivolgo direttamente a voi tutti ragazzi e giovani,
che veramente avete messo il cuore, avete messo a disposizione la vostra persona. Ho visto ogni bambino volervi ogni giorno più bene, perché si sentiva accolto, si sentiva amato, si sentiva protetto e sentiva in voi, vedeva in voi una figura di riferimento che li portava, li guidava verso Gesù, attraverso il gioco e attraverso tutto quello che il Grest richiede, nei lavori, nei servizi, nelle attività più umili, come nelle attività ludiche dove si giocava, si scherzava. E allora davvero grazie, grazie in primis a tutti voi, ragazzi, a tutti e a ciascuno di voi, giovani, a tutti e a ciascuno di voi, a ogni persona. Poi voglio ringraziare tutto Casandrino, tutti, le persone adulte che hanno lavorato qui dietro le quinte, dove hanno aiutato a pulire, a spazzare, a rendere sempre l'ambiente sempre più vivibile, perché stare 150 fra ragazzi e giovani e bambini è sempre un po' difficile, ma veramente c'è stata una collaborazione fino in fondo, partendo dalla mattina fino alle 4:30-5 del pomeriggio. Persone che vengono a pulire anche gli ambienti igienici, i giardini, preparazione di torte, di angurie, di tutto quello che ce n'è bisogno. E allora anche grazie per i ragazzi che hanno problemi e disagi fisici e sono stati vicini. E poi a tutto il popolo di Casandrino, che in un modo o nell'altro ci ha aiutato a davvero a realizzare sempre meglio questo Grest, con le offerte che libere che sono state date per tanti bambini che veramente vengono da situazioni familiari, economiche un po' difficili, ed è stato possibile far partecipare anche loro, sia qui ma anche con le due uscite che abbiamo fatto comunque alle piscine, quando abbiamo fatto l'uscita esterna. Allora grazie, grazie a tutti, grazie al primo cittadino anche che ha collaborato con lo spettacolino che si terrà sabato sera. Grazie, grazie a tutti di cuore. Veramente che il Signore vi benedica, che la Madonna di Casandrino veramente vi benedica. Vedo che sta sorridendo, almeno questa è la mia sensazione, e sta gioendo di tutto quello che si sta realizzando, specialmente del sorriso di tutti questi bambini, ragazzi, giovani, adulti, che sorridono alla vita, sorridono allo stare insieme. Si sente già un po' di nostalgia, i bambini dicono perché c'è finito dopo 2 settimane, anche i ragazzi, gli animatori, anche gli adulti, e questo significa che veramente, ecco, è nato, oltre a un servizio, è nato un qualcosa di bello, la comunione, cioè lo stare bene insieme in nome di Gesù e della sua mamma dolcissima. Grazie, 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 e che Dio vi benedica. Ringrazio i casandrinesi, come ho detto prima, ma ringrazio anche tante persone e amici che da fuori hanno contribuito anche con la loro offerta a rendere veramente bello questo Grest, e anche in particolar modo per tanti bambini che hanno vissuto un'esperienza meravigliosa. Ciao e che Dio vi benedica.